Vendere casa se hai un mutuo residuo. Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare ed agente immobiliare professionista che svolge la propria attività da oltre 20 anni a Roma e provincia. Con questo video oggi mi rivolgo ai proprietari di casa che vogliono vendere il proprio appartamento ma hanno ancora un mutuo residuo da estinguere, quindi hanno un appartamento con un'ipoteca di primo grado sull'immobile, e spesso mi capita di sentire da questi proprietari una forte preoccupazione, nel senso che ritengono di non poter vendere l'immobile fin quando non avranno già estinto il mutuo. Non c'è nulla di più sbagliato, perché ovviamente un immobile che ha un'ipoteca di primo grado a tutela di un mutuo residuo concesso per l'acquisto di quel determinato immobile può essere assolutamente compravenduto. Ovviamente bisogna informare di questo l'acquirente e bisogna organizzare, diciamo, la compravendita in modo tale che le modalità di pagamento previste dall'acquirente includano anche il passaggio della estinzione contestuale del mutuo residuo al momento del rogito. In realtà, se parliamo di importi esigui, di importi, diciamo, ormai proprio quelli residuali finali, non so, per un mutuo originario di 200.000 euro sono rimasti 10-15.000 euro, un proprietario, se ne ha la disponibilità economica o se riceve dall'acquirente una caparra confirmatoria idonea già ad estinguere questo mutuo, può già procedere prima dell'atto definitivo di compravendita. È pur vero che i proprietari sono un po' restii a fare questo e preferiscono invece procedere all'estinzione del mutuo residuo proprio al momento del passaggio finale della proprietà, cioè quando si procede al trasferimento della proprietà davanti al notaio. A quel punto la cosa da fare è che alcuni giorni prima, 10, 20, 25 giorni prima, 30 giorni prima, a seconda delle banche, quindi a seconda della banca che ha concesso quel mutuo, bisogna procedere a richiedere i conteggi estintivi del mutuo stesso, ossia ci si rivolge alla propria filiale, si chiede un documento formale nel quale sarà indicata la somma residua alla data prevista per il mutuo, o anche i giorni primi o i giorni dopo se eventualmente il rogito dovesse slittare, in modo da consentire all'acquirente, se compra senza mutuo, o alla banca dell'acquirente, se quest'ultimo invece volesse acquistare tramite finanziamento bancario, di calcolare appunto l'esatta somma residua al giorno della data prefissata per il rogito notarile, in modo che quel mutuo venga estinto con parte del prezzo che sarà pagato dall'acquirente. Se l'acquirente compra a sua volta con mutuo, sarà proprio la banca dell'acquirente a trasferire tramite bonifico alla banca del venditore l'importo necessario a saldare completamente il mutuo residuo. Tutto questo ovviamente sotto la supervisione del notaio, che provvede a verificare che tutto venga svolto secondo la normativa vigente e in modo che nessuna delle parti possa avere alcun danno. È bene ricordare ai venditori che comunque devono informare preventivamente l'acquirente dell'esistenza del mutuo residuo, ma soprattutto dell'esistenza sull'immobile del gravame costituito dall'ipoteca di primo grado. Se l'immobile è un immobile, diciamo, che è una cosiddetta prima casa, l'ipoteca verrà cancellata, in base al decreto Bersani vigente, direttamente dalla banca che aveva concesso il mutuo al momento in cui riceverà i soldi per estinguere quel mutuo con il metodo che abbiamo visto poc'anzi. Ovviamente, se invece non fosse così, sarà obbligo e anche una spesa per il venditore, di solito tramite il notaio rogante, il notaio scelto per la stipula, appunto, di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca, perché ovviamente ci deve essere sempre l'obbligo di vendere l'immobile all'acquirente privo di gravami.
Se sei quindi un proprietario che ha intenzione di vendere un immobile gravato da ipoteca di primo grado per un mutuo residuo, spero che questo video ti sia risultato molto utile. Puoi contattarmi per qualunque consiglio se stai vendendo a Roma e provincia e sarò contento di poterti aiutare o darti qualche consiglio e magari, perché no, se vuoi anche aiutarti a vendere l'immobile. Se questo video ti è piaciuto puoi mettere un clic sulla campanella e puoi comunque iscriverti al nostro canale per altri video che possono essere comunque utili per coloro che volessero vendere i propri immobili. Ti ringrazio per la visione e ti auguro buona vendita. Ciao!